purtroppo ci siamo. Qual è la situazione del ponte Tiziano dopo l'incidente del weekend? Beh, la situazione, come avete visto, è quella che ha determinato un abbattimento delle transenne parapedonali e quindi in questo momento c'è un problema di assoluta insicurezza da un punto di vista stradale, motivo per il quale si è valutato l'opportunità di mantenere interrotta la circolazione stradale e questo a seguito del sopralluogo che abbiamo espletato poc'anzi permarrà anche nelle prossime settimane. Quindi non siamo in Chiusura grado, totale, adesso quindi. poi il dirigente dei lavori pubblici ci dirà quale può essere eventualmente la situazione attuale. Noi dal punto di vista di viabilità consigliamo vivamente, per evitare quello che stiamo vedendo anche insieme adesso, il traffico che c'è sul Ponte Meyer, che è molto intenso, di utilizzare per le prossime settimane i percorsi alternativi, ma soprattutto utilizzare la tangenziale che ci porta agevolmente in tempi rapidi da est a ovest della città. Quindi per evitare intasamenti, imbottigliamento nel traffico, per spostarci dalla pista sulla zona ovest della città, utilizzare la tangenziale. I percorsi alternativi sono quelli che consentiranno agevolmente all'automobilista di uscire dalla città in tempi rapidi, senza ingolfare le arterie, perché questo comporterà anche inevitabilmente un accentuamento del traffico anche sui mezzi di soccorso, perché i mezzi di soccorso non avranno più questa arteria utilizzabile per qualche tempo, insomma. Queste sono. Rimarrà utilizzabile la corsia pedonale, per cui quella Posta che è l'incidente. sul lato sud della città, che consentirà di poter transitare a piedi diciamo, dal liceo scientifico fino all'area commerciale. È quantificabile il periodo di chiusura del ponte, dirigente? Allora, diciamo che stiamo facendo una serie di valutazioni che capirete non sono semplici, necessita quindi una serie di approfondimenti. Al momento noi non ci sentiamo di dare una tempistica. Sono in corso una serie di valutazioni, per il momento la circolazione è interdetta, a meno come ha detto il collega sulla parte, diciamo, pedonale, e per quanto riguarda invece un eventuale ripristino della viabilità ci riserviamo di approfondire, di raggiungere una conoscenza più approfondita della situazione in modo tale da mettere in atto degli interventi che possono comunque consentire nell'arco di qualche tempo una ripresa della È circolazione. ipotizzabile una ripresa magari parziale del ponte, cioè una sola corsia prima della Sono tutte chiusura? ipotesi che stiamo valutando e che al momento sono in corso di, diciamo, di approfondimento. Quindi di cosa bisogna, cosa farete da qui al prossimo punto che dovrete Dobbiamo fare? fare una valutazione economica degli interventi e anche dal punto di vista della metodologia, quindi individuare quale strumento è possibile mettere in campo in tempi ragionevoli per arrivare diciamo, a raggiungere un risultato che possa essere appunto quello di consentire la ripresa della circolazione anche in modo parziale. Una stima dei danni è già stata fatta, anche una prima stima. No, per il momento non ci sono stime di danni. È ipotizzabile quando si potrà stabilire una sorta di tempistica, di tabella di marcia, vi ritroverete tra quanto? Allora, noi abbiamo già preso contatto con l'ingegnere che a suo tempo era già stato incaricato per redigere una serie di valutazioni che abbiamo e tenuto conto del fatto che l'ingegnere al momento non è disponibile in quanto è in vacanza, al suo rientro, quindi dal 28, noi potremo contare anche sul suo supporto per arrivare a fare una serie di valutazioni più approfondite. E appunto arrivare quindi a una definizione certa, diciamo, di quelle che sono le tempistiche. Scusi, un'ultima cosa, come andate? Chiedo se ci sono novità sulla questione delle indagini che sicuramente state facendo, che avete fatto da giovedì sera, rispetto alle cause di quello che potrebbe essere successo. Al momento gli uffici stanno ancora valutando e facendo tutte le opportune verifiche finalizzate ad appurare l'esatta dinamica del sinistro, quindi al momento non sono in grado di fornire ulteriori elementi rispetto a quelli che avete già dato notizia. Grazie. Grazie a voi. Grazie.